Sono passati molti anni, è cambiato il fatto che comunque il ruolo fosse molto vicino al mio ed è cambiato il fatto che insomma mi sono trovata molto protetta da una famiglia professionale come quella di Massimo Boldi. Cambia molto, anche perché quando io feci il primo film col grande regista che era Maurizio Ponzi, io avevo appena iniziato praticamente il mio lavoro televisivo e cioè non avevo ancora capito esattamente, non ero né carne né pesce, non sapevo cosa volevo fare. E adesso invece sono un po' più tranquilla perché ho raggiunto determinati obiettivi nel lavoro televisivo, quindi mi sentivo più serena insomma, di affrontare anche il cinema con passione. Io ne ho un grande rispetto, io lo amo il cinema per quello che mi incute timore, insomma mi incute timore di non essere all'altezza. Non tanto, perché poi la scena che ho ripetuto di più l'ho ripetuta 3 volte, quindi mi sembra molto buono. Peraltro con Massimo abbiamo cambiato molte battute in corso, ci sono alcune battute che sono proprio state fatte lì, cotte e mangiate, quasi televisivamente, e per cui sono stata contenta di questo, però è stata quasi una vacanza, devo dire, quella di Miami rispetto al ritmo che tengo nel lavoro televisivo. È stato bellissimo, ma poi è bello avere diverse chiavi di lettura nel in ruoli diversi, perché questo è il cinema, poi uno entra in un altro personaggio. Sì, io mi sono molto divertita a entrare in un personaggio che fosse diverso da quello televisivo, credo che anche il pubblico abbia voglia di vedermi in una veste completamente diversa.